Festa della Madonna della Montagna con portatori in odor di mafia, uno appartenente alla famiglia di 'Ndrangheta di Bagnara. Il giorno dopo la festa e i primi numeri. La politica verso le regionali Occhiuto propone un'agenzia di progettazione e intanto un'assemblea anche nella Locride. Cineteatro Manfrosci a Palmi fa discutere, c'è anche polemica politica e affari spenti, quando verrà riaperto? Piano di controllo del territorio Petrace, la Polizia di Stato assesta un nuovo colpo nel contrasto ai reati in materia di stupefacenti. Gli ortodossi dei monasteri di Bivongi e di Stilo inviano una lettera al patriarca di Costantinopoli che sarà in visita il 18 settembre a Lungro per scongiurare un nuovo scisma nella Chiesa ortodossa che sta attraversando un momento di divisioni. Bentrovati, giornale di Tolemia, cominciamo anche quest'oggi con la festa della Madonna della Montagna, quindi torniamo a Polsi con le presenze anche politiche massicce in quel luogo di culto con tutti i particolari, il giorno dopo si ha meglio contezza di quanto accaduto con qualche portatore allontanato dalle forze dell'ordine, ma seguiamo per i particolari. Attesa l'omelia del Vescovo di Locri, Monsignor Francesco Oliva, in occasione della festa della Montagna della Madonna di Polsi, dopo le dichiarazioni al Senato del Presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, che lo ricordiamo ha definito quello di Polsi il santuario cui la 'Ndrangheta ha deciso di consegnarsi, dopo che varie inchieste hanno dimostrato come in passato a Polsi si svolgessero summit di 'Ndrangheta. Oliva ha definito ingeneroso continuare a collegare questo luogo di culto alla 'Ndrangheta, azzerando quanto da anni si sta facendo per recuperare la sua vera identità. Polsi, dice Oliva, è semplicemente un santuario. È un santuario, ha proseguito il presule, da amare, da custodire, da tutelare da ogni interesse e interferenza esterna. È un luogo sacro che vuole offrire ai tanti pellegrini che lo visitano momenti di silenzio e di preghiera. Un luogo dove è possibile riscoprire il rispetto per la natura e il valore della riconciliazione con Dio e con i fratelli. Monsignor Francesco Oliva poi ha concluso la sua omelia chiedendo perdono al Signore per quanti hanno strumentalizzato questo luogo sacro e quanti si sono serviti dell'immagine di Maria senza amarla veramente. Un fatto spiacevole poi ha macchiato quest'anno la festa della Montagna. Il nipote di un boss di 'Ndrangheta di Bagnara Calabra, che fu arrestato nell'operazione Crimine, ha tentato di infiltrarsi tra i portatori della statua della Madonna di Polsi durante la festa. L'uomo però è stato subito individuato ed allontanato dai carabinieri impegnati nei servizi di ordine pubblico. Il giovane ha tentato di approfittare della confusione provocata dall'elevato numero di fedeli accorsi al santuario e di intrufolarsi tra i portatori, violando le prescrizioni imposte dagli organizzatori dei festeggiamenti e dalla diocesi di Locri, finalizzate ad evitare indebite intromissioni. L'uomo, bloccato dai carabinieri, è stato condotto nel presidio istituito dall'arma proprio a Polsi. Nei suoi confronti comunque, dopo i controlli di rito, non è stato adottato alcun provvedimento. È arrivato al pronto soccorso in codice rosso con serie ferite al volto e alle braccia. A causargliele è stato il pitbull della figlia, passata a trovarlo nella sua abitazione nel quartiere Santo Gianni, Catanzaro. E ora sotto osservazione dei sanitari dell'ospedale pugliese l'uomo di 81 anni che ieri pomeriggio, come già anticipato al nostro portale, è stato aggredito dal cane. Ignoti al momento i motivi dell'attacco, che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più serie se non fossero intervenuti alcuni vicini che avevano sentito le urla di terrore dell'uomo e il ringhio del cane. Cambiamo pagina. La Guardia di Finanza di Pordenone, su delega della Procura della Repubblica di Udine, all'interno dell'operazione Cars Lifting, ha disposto sequestri per 5 milioni di euro, oltre a 2 ville, 3 appartamenti, 75 autoveicoli Audi, Volkswagen, Jeep, Mercedes, Citroen, Maserati, Citroen, Alfa Romeo, 12 motociclette Harley Davidson, Ducati, Vespa, La Verda, Benelli, Suzuki e 21 orologi di lusso Rolex, Cartier, Gucci, poi Audemars, Piguet. Ha effettuato il sequestro nell'abitazione di uno degli indagati di una esclusiva cantina del valore complessivo di 103.000 euro, costituita da 561 bottiglie di vino e liquori, tra questi vini Sassicaia e Tignanello Antinori, Rum Demerara e Caroni e altre marche prestigiose.
religiose. Da questa operazione, che ricordo si chiama Cars Lifting, che ha visto coinvolti esponenti della malavita da nord a sud, da Pordenone alla Calabria, passiamo adesso ad un'operazione antidroga al Petrace, un'azione mirata da parte della polizia con due arresti, l'arresti appunto di due giovani. Le azioni di controllo sempre più stringenti delle forze dell'ordine nella Piana ha consentito agli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro di arrestare in flagranza di reato due uomini per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, in corso di mirate attività di controllo del territorio, i poliziotti hanno tratto in arresto due quarantenni per concorso nel reato di detenzione e trasporto illecito di 50 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish, con l'aggravante dell'ingente quantitativo suddivisa in 50 panetti da un chilo ciascuno. L'operazione antidroga si è svolta lungo l'arteria autostradale A2 Salerno-Reggio Calabria, corsia sud, dove in direzione Rosarno, nel tratto ricadente nell'area comunale di Candidoni, una pattuglia del commissariato ha notato il transito a forte velocità di un'autovettura che effettuava manovre improvvise e repentine. Insospettiti da tale comportamento, gli agenti di polizia hanno deciso di inseguirla e, intercettata l'auto nelle adiacenze dello svincolo autostradale di Rosarno, gli hanno intimato l'alt. Identificati gli occupanti, attraverso la successiva perquisizione sono stati rinvenuti i suddetti 50 panetti di sostanza stupefacente occultata nell'abitacolo e procedendo quindi al sequestro dell'hashish e all'arresto dei due per detenzione e trasporto illecito di sostanza stupefacente. L'arresto è stato poi convalidato dall'autorità giudiziaria di Palmi, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'operazione in questione dimostra ancora una volta l'attenzione che gli operatori della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio prestano ogni giorno per garantire alla giustizia gli autori di quei reati che minano inevitabilmente alla pace sociale. Ho chiuso in tour elettorale anche nella provincia di Reggio Calabria, è stato a Sant'Ilario dello Ionio e parla anche qui di una agenzia di progettazione nel momento in cui fosse eletto a governatore della Calabria. La Calabria tra qualche mese ha attesa una grande sfida e Mario Chiuto, nella lunga vigilia elettorale, incontra i cittadini calabresi nel suo tour da candidato alla presidenza della regione, portando loro il racconto del cambiamento reale avvenuto a Cosenza, nel sud, proprio in quella Calabria che dai cambiamenti positivi, almeno fino ad oggi, è sembrata lontana. Non di promesse ma di fatti tangibili parla l'agente Occhiuto, tra foto, slide, rendering, progetti, opere. L'architetto, che ha trasformato profondamente il volto e l'anima del capoluogo Abruzio, esporta così il cammino compiuto in 8 anni di governo cittadino, facendo assaporare lo stesso possibile cambiamento in una forma estesa all'interno del territorio calabrese. Così, nel borgo di Condoiani a Sant'Ilario dello Ionio, in una piazza gremita di sindaci, amministratori locali, mondo delle professioni, giovani, donne della Locride che si riconoscono in Mario Chiuto, tra gli altri anche gli onorevoli Iole Santelli, Francesco Cannizzaro, Maurizio Dettore, Maria Tripodi e il consigliere regionale Giuseppe Pedà. L'incontro è stato voluto dall'amministrazione comunale e, come dichiarato dallo stesso Chiuto, da Fabio Laganà, la cui candidatura all'interno della lista Occhiuto Presidente è data certa. Laganà, infatti, di Occhiuto ha abbracciato il progetto politico, oltre che le doti umane. E intanto buonasera a tutti, vi ringrazio per questo invito, ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco Giuseppe, grazie per averci invitato in questa piazza straordinaria, bellissima. Bel borgo, eh. Ringrazio il mio amico Fabio Laganà e Valia che hanno promosso anche questa iniziativa, grazie di cuore, ci sono tanti amici, grazie a tutti voi che siete qui. Diciamo che in questo momento Condoiani è anche al centro della nostra politica locale, sui nostri impegni che abbiamo profuso fino a questo momento per valorizzarlo nel migliore dei modi, e siamo ben felici, ben contenti che questa location sia stata scelta per lo svolgimento di questa serata dal candidato al Presidente della Regione, Mario Occhiuto.
Occhiuto a Sant'Ilario ha magnificato la Locride, dicendo come possa essere di vitale sviluppo turistico l'unione dei lungomari, il completamento della nuova 106 e la valorizzazione dei siti archeologici e dei beni monumentali. Purtroppo, ha dichiarato Occhiuto, al momento contiamo solo 2 milioni di turismo straniero in Calabria, a fronte invece dei 5 milioni che ogni anno visitano Riva del Garda. Un discorso a sé, ai nostri microfoni, ha dichiarato essere quello sulla sanità. Ma la Locride ha un potenziale altissimo, è un luogo straordinario, di una straordinaria bellezza. Ho visto che anche, devo dire, durante questo mese di agosto c'è una vitalità anche grazie a molte amministrazioni comunali, quindi io credo che è uno dei luoghi su cui bisogna assolutamente puntare. Bisogna intanto risolvere alcuni problemi che ho visto che sono comuni in tutta la Calabria, ma qui assumono anche una connotazione più grave, questo è la sanità. Intanto con il commissariamento, ormai sappiamo che la sanità è ad un livello non dovuto soltanto ad Oliveri, in realtà sì. Anche al passato, in onestà devo dire, però è chiaro che bisogna collaborare con il commissario di governo, quindi questo inutile ribellismo secondo me è fuori luogo. E nel frattempo secondo me bisogna puntare anche a riorganizzare, intanto sull'edilizia sanitaria, perché noi abbiamo degli ospedali per esempio che sono stati sempre annunciati e non sono mai realmente concretamente partiti i lavori. Poi abbiamo la necessità di intervenire su tutte le strutture di emergenza, sul pronto soccorso, gli ospedali, che dappertutto devo dire è in una situazione disastrosa. E poi dobbiamo lavorare sulla sanità da un punto di vista proprio degli uomini veri e propri, cioè sulla prevenzione, che è un aspetto che non possiamo scaricare tutto sulla ospedalizzazione. Una nostra autodeterminazione come sanità. Questo commissariamento, diciamo, nel più breve tempo possibile possa terminare, dopodiché bisogna appunto lavorare sul territorio, bisogna coprire intanto il territorio con le unità di base dei medici di medicina generale, che è fondamentale, cioè dobbiamo evitare che tutto possa scaricarsi sugli ospedali. Chiaramente, se si vuole puntare al turismo, che è chiaramente la risorsa principale per il nostro territorio, bisogna allungare le stagioni turistiche, perché altrimenti le attività con pochi giorni all'anno non possono sostenere delle nuove iniziative anche con investimenti. Quindi bisogna puntare al turismo, soprattutto straniero. Questo vuol dire valorizzare le risorse che abbiamo, anche con attività innovative. Sono posti straordinari, qui abbiamo la Magna Grecia, abbiamo il mare, abbiamo tutto quello che sappiamo, però dobbiamo guardare a queste risorse con un occhio creativo, dico io, cioè con un orientamento legato, perché altrimenti rimangono come delle cose vecchie, bellissime che abbiamo, che non vengono opportunamente valorizzate. Dopodiché bisogna fare una strategia di marketing territoriale, di promozione del territorio, e poi anche lavorare sulla logistica, sull'accoglienza, sulla formazione delle persone. Tutto si può fare, non è immediato ovviamente. Vabbè. Ci sono qui ovviamente anche le precondizioni, lo dicevo prima, se troviamo strade piene di rifiuti, cassonetti stradali nei centri, il mare per alcuni versi qua in alcuni luoghi è straordinario ed è bello, in altri anche i depuratori sono depurati, quindi questo tutto insomma, quindi queste precondizioni devono essere tali che non solo vanno bene per i cittadini ma vanno bene anche per i turisti. E poi cioè qui possiamo puntare con un progetto strategico innovativo puntato sulla bellezza. Io penso che in Calabria dobbiamo suddividere un po' queste aree e puntare a progetti innovativi di qualità. Ed ora parliamo di un ciclo tour particolare di due parroci tedeschi evangelici, Oliver Laker e Philipp Zuefle, che sono partiti da Holzfingen, Germania, fino a Monasterace. Mobilità senza inquinamento, nuova convivenza in Europa, passi coraggiosi delle chiese per persistenza e perseveranza, per solidarietà con stima, per amore attivo per il prossimo. Questo è il leitmotiv di questo viaggio. 2000 km in bicicletta, dormendo quasi sempre all'aperto, per arrivare nel sud dell'Italia, dove vivono anche loro con i loro problemi, ma di una ospitalità unica, tante persone che sono disponibili per aiutare gli altri. Quali sono i progetti di questi due parroci? Riparare cucina e bagni dell'asilo di Musingen, comprare giocattoli per la struttura incontri Holzfingen, città vicina, progetti per il sud Italia, lavori con disabili e sostegno a persone bisognose.
E andiamo ora a Palmi, in un luogo di cultura storico della città. Parliamo di Cine Teatro Manfroce, che ha qualche problema di gestione. Non c'è manco la luce, vediamo se sarà riaperto e in quali tempi. Il nuovo Cine Teatro Manfroce di Palmi, pronto sulla carta, dopo un lungo e costoso restauro, aspetta ancora di essere aperto al pubblico. Le ultime notizie sono dello scorso inverno, quando, finita l'opera strutturale, i tecnici del comune si sono accorti che mancava la valutazione della vulnerabilità sismica della rinnovata struttura. L'iter burocratico di questa delicatissima constatazione tecnica sarebbe iniziato, ma ancora non si sanno i tempi di ultimazione. La rinnovata struttura del Cine Teatro Manfroce sarà dotato di una sala principale cinematografica e teatrale di circa 400 posti a sedere, intitolata al musicista palmese Francesco Cilea, con una scena a grandezza variabile perché la fossa orchestrale potrà sollevarsi a livello del palcoscenico. Ci sarà inoltre una saletta cinematografica 3D per circa 90 posti e infine la struttura sarà dotata di spazi per un bar e un caffè. È possibile quindi, visto i tempi d'attesa e la non comunicazione di novità da parte del comune, che siano saltate fuori altri adempimenti tecnici e burocratici che ritarderebbero la procedura per la riapertura del Manfroce. A questi rallentamenti tecnici si aggiunge anche la mancanza, fino a questo momento, del bando di assegnazione che dovrà definire la vita stessa della struttura, l'operatività, ovvero da chi e da come sarà gestito il bellissimo nuovo cineteatro. A questo punto si aspettano segnali di fumo da Palazzo San Nicola. Gli ortodossi dei monasteri di Bivongi e di Stilo inviano una lettera al patriarca di Costantinopoli, che sarà in visita il 18 di settembre a Lungro, per scongiurare un nuovo scisma nella Chiesa ortodossa, che sta attraversando un momento di divisioni. Dopo il pellegrinaggio ortodosso al Sacro Monastero della Nuova di Chitria, Patirion di Rossano, di domenica 1 settembre, è stata diramata la lettera che i monasteri ortodossi di San Giovanni Terista in territorio di Bivongi e di Stilo hanno inviato a Sua Santità Bartolomeo I, Patriarca di Costantinopoli. Questo il testo della lettera. Santità, la vostra seconda visita in Calabria nel primo centenario della fondazione papale della diocesi greco-cattolica di Lungro, avviene 25 anni dopo il ritorno dei monaci ogioriti e dei nuovi rapporti tra i greco-albanesi e i cristiani ortodossi residenti nel territorio. Con la benedizione di Vostra Santità, il padre Cosmas e di seguito i padri ogioriti Maximos e Gennadios hanno sorretto con la preghiera dal Sacro Monastero di Bivongi il piccolo e plurietnico gregge ortodosso presente anche in Calabria. Quegli ammirevoli padri hanno dialogato pure con i cattolici, innanzitutto i greco-albanesi, con i riformati e con quanti hanno raggiunto la vallata scettica dello Stilaro. Giunti in Calabria dalla Romania e dai paesi slavi, siamo uniti dalla santa fede ortodossa ricevuta dalle nostre chiese madri, i patriarcati di Russia, di Romania e di Bulgaria. Questa domenica siamo insieme pellegrini al Patirion di Rossano, monastero fondato dal beato Bartolomeo di Simeri, predecessore dei ricordati aglioriti, nella continuità dei millenari vincoli spirituali che uniscono la Calabria e le nostre patrie alla santa montagna dell'Atos. Quanti professiamo la santa fede ortodossa, siamo anche in Calabria turbati dalla rottura della comunione panortodossa. Supplichiamo pertanto Vostra Santità di non opporsi ulteriormente alle celebrazioni di un sinodo generale dei vescovi appartenenti alle 14 autocefale costitutive della Santa Chiesa Ortodossa, universalmente riconosciute in modo di ottenere dal Sovrano Celeste Paraclito il ristabilimento della pace e della comunione oggi interrotta. Il sostegno spirituale, continua la lettera, ricevuto in questi anni dai primi monaci inviati in Calabria anche dalle nostre chiese madri, induce infine a trasmettere a Vostra Santità il recente appello dei greci di Calabria in attesa, da oltre un decennio, dello stabilimento di monaci ortodossi a Gallicianò, l'ultimo villaggio ellenofono della Grecia dell'Aspromonte. Sempre grati della storica visita effettuata da Vostra Santità, giunta dal cielo nella Grecia calabrese il 23 marzo del 2001.
Oggi siamo qui riuniti nella supplica all'Odighitria Madre di Dio, protettrice di questo sacro monastero, di ristabilire la comunione tra tutte le sante chiese e di allontanare lo scisma volto a dividere in due blocchi le 14 chiese autocefale. Umili pellegrini ortodossi, termina la lettera, preghiamo anche per la prossima vostra visita alla comunità greco-albanesi stabilite da secoli in questi territori. Ultima parte della lettera che Padre Nino Vatopedinos fa autore del ritorno dei monaci ortodossi nella vallata stilare al monastero di San Giovanni Terese di Bivongi nel 1994 aveva già commentato ricordando quanto sta accadendo nella chiesa autocefala in Ucraina. Purtroppo la cosa che addolora oggi gli ortodossi di tutto il mondo è che il patriarcato di Costantinopoli, ingannato dai politici, ha preso una decisione di riconoscere un gruppo scismatico minoritario e questo crea grande confusione sia in Ucraina sia nell'emigrazione. Noi speriamo che il patriarca di Costantinopoli, che tra due mesi verrà in Calabria, possa non solamente fare questa visita agli uniati, ai greco-cattolici che sono all'Ungro, ma possa darci la notizia di avere abolito questo tomus di questa autocefalia ucraina e ristabilita la pace con la Chiesa russa, visto che la maggioranza dei fedeli sia in Ucraina che fuori sono rimasti fedeli alla Chiesa che non voleva questa autocefalia. C'è ora la pubblicità. Ecopiana nasce nel 2004, si occupa di raccolta, trasporto, gestione e trattamento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, e ancora opera nel settore delle bonifiche ambientali. L'azienda dispone di un impianto di stoccaggio e messa in riserva per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ed un impianto di selezione e cernita per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata su un'area di 20.000 metri quadri. La mission di Ecopiana è offrire soluzioni efficaci a qualsiasi problema di gestione ambientale grazie allo sviluppo costante di nuove tecnologie, nuovi impianti e know-how evoluto. Ecopiana la trovi al numero verde 800 090 536, strada provinciale 1, Cittanova, provincia di Reggio Calabria. Full Travel, l'agenzia viaggi e vacanze del gruppo Geo Travel Network. Dal semplice biglietto aereo, bus, treno, al resort più esclusivo, alle crociere più intriganti. Gira il mondo con Full Travel Service. Full Travel è anche servizio navetta da e per gli aeroporti e stazioni. Noleggio auto, moto e minibus. Full Travel, in via Cesare Battisti a Siderno. E da oggi anche al centro commerciale La Gru. Ma ci trovi anche su fulltravelservice.it e sui social. Full Travel Service. In viaggio con i tuoi desideri. Scali Arredamenti di Gioiosa Ionica ha inaugurato il nuovo showroom Scavolini. Oltre 400 metri quadri di esposizione di arredi, il più grande del sud Italia. Vieni a visitarci in via delle Rimembranze a Gioiosa Ionica, ad un minuto dalla superstrada Ionio Tirreno. Campus Università, polo di studio e sede d'esami, Istituto Serena Juventus. Scegli un nuovo modo di studiare innovativo ed efficace. Facoltà di Giurisprudenza, Servizi Giuridici per l'Impresa, Scienze Politiche e Sociali, Scienze della Comunicazione, Giurisprudenza. Facoltà di Economia e Commercio, Economia e Commercio, Psicoeconomia, Startup di Impresa, Scienze Economiche. Facoltà di Lettere, Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo, Lingue e Letterature Straniere, Design e Discipline della Moda, Lingue e Letterature Moderne e Traduzione Interculturale.
letteratura, lingua e cultura italiana. Facoltà di Ingegneria, Ingegneria Industriale, Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria Informatica e dell'Automazione, Facoltà di Psicologia e Scienze e Tecniche Psicologiche, Scienze dell'Educazione e della Formazione, Scienze delle Attività Motorie e Sportive, Scienze Pedagogiche, Psicologia, Scienze dell'Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute, Scienze Biologiche e Campus Università. Polo di studio e sede d'esame, Istituto Serena Juventus, Africo Nuovo. Centro Medico Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada riposo, a Locri, la scienza medica al servizio del paziente. È andato in pensione il professor Giuseppe Fazzolari, preside del liceo scientifico Zaleuco di Locri. Ragazzi, studiate perché soltanto lo studio, la cultura, la passione, la conoscenza vi renderanno liberi e vi introdurranno a testa alta nel mondo del lavoro da ottimi professionisti, dice il professor Fazzolari, tra le altre cose. Io ricordo che era il lontano 2014 quando venivo qui a fare l'Open Day. C'era il preside, io non sapevo minimamente chi fosse, con altri docenti, e dicevo: ma chi è quel signore con la barba? Dopo 5 anni in questa scuola, dopo 3 anni di esperienze importanti tra progetti e rappresentanza d'istituto, mi sento in dovere di salutare e ringraziare il preside Fazzolari per tutta la sua disponibilità e la professionalità, l'impegno e l'amore e la dedizione che ha messo nel suo ruolo e nella sua professione, dando a questa scuola, oltre che un grande prestigio, il senso di una grandissima famiglia, di una grande disponibilità che sempre porteremo dentro, con tanti insegnamenti e tanta onestà e giustizia anche nella amministrazione, nel pensiero e nelle parole. E il mio pezzo forte è la poesia, quindi ho cercato di riassumere tutto e spero che il preside l'abbia gradita, anzi ne sono sicura, però poi abbiamo pensato che oltre alla malinconia ci voleva un momento ironico, anche perché il preside è dotato di una grande ironia. Ci siamo riunite ieri a casa mia un'oretta e niente, ci sono venute delle idee spontanee sulla base di quelle che sono le sue caratteristiche, come quando si fa ironia sulle, e la caricatura in senso così ironico, mimico, come in tutte le caricature abbiamo un po' esagerato su quelle sì. Che sono le sue caratteristiche, ovviamente penso che abbia lasciato un messaggio molto forte. Per il preside Fazzolari la scuola non è io, la scuola è il noi, e questo è stato il suo motto di sempre. Oggi c'è una forte emozione, però mi auguro solo che il messaggio educativo del preside Fazzolari possa rimanere nei docenti, negli alunni e anche nel territorio soprattutto, perché la Calabria può crescere soltanto se questi esempi di uomini possono essere ricordati nel tempo. Insomma, mi ha fatto piacere vedere che il preside è riuscito a non solo a continuare l'attività ma a svilupparla ulteriormente, a portarci uno spirito di pignoleria che è suo e che non poteva che far bene, anche perché lavorare con il corpo docente è un'opera
difficile da fare, e per poter non solo collaborare, spingere i docenti al lavoro, a un lavoro sempre migliore, ma anche per trarre da loro tutti quei suggerimenti che servono perché la didattica funzioni bene. Oggi abbiamo salutato il preside Fazzolari, una presenza importante per il Giozzaleuco in questi 8 anni, ha sicuramente dato un contributo notevole al miglioramento delle nostre strutture e della nostra formazione. Certamente ci mancherà, le facciamo comunque un augurio veramente di cuore perché possa vivere questo momento alto della sua vita nel modo migliore possibile con la sua famiglia. L'ho fatto con passione e penso che oggi i colleghi me ne hanno dato atto, e l'ho fatto sempre comunque a favore dei nostri giovani, dei ragazzi che hanno la necessità di avere sempre delle buone guide, e questa scuola ha cercato ormai da decenni di costituire un punto di riferimento sempre per i ragazzi della Locride. I risultati riusciamo ad ottenerli, certo ci vuole sacrificio, quello che ripeto sovente nei consigli di classe, nei collegi docenti e nelle classi ai ragazzi è: studiate, perché soltanto lo studio, soltanto la cultura, soltanto la passione per la conoscenza vi darà la possibilità di inserirvi nel mondo del lavoro a testa alta senza non dover chiedere favori a nessuno, perché tra l'altro quando si chiede un favore a qualcuno si è sempre, come dire, attaccati al carrozzone. I ragazzi devono avere la libertà di scegliere, e di scegliere in questo mondo che è sempre più complicato, sempre in una realtà liquida, per cui i punti di riferimento sono importanti e fondamentali, e la scuola deve costituire punti di riferimento perché si diventi buoni cittadini e buoni professionisti. Ne davamo annuncio alla vigilia e c'è stata effettivamente tanta partecipazione lo scorso fine settimana con lo slalom di Oppido. Dottore, stiamo andando il via, questa è la prova, giusto? Sì, siamo tutto è pronto, siamo in perfettissimo orario, partiamo, chiudiamo la strada e si dà il via alla gara col giro di ricognizione, a cui seguiranno tre giri di gara vera e propria. Ci siamo lasciati ieri sera, adesso quanto sono i partecipanti, vediamo, sì. Numeroso le autovetture che vediamo qui parcheggiate. Sì, veramente un numero ragguardevole per i periodi, e siamo mi pare a 73 verificati, quindi 73 macchine che prenderanno il via di tutte le categorie. Noi abbiamo 31 macchine come scuderia, e speriamo bene, in bocca al lupo a tutti. Ci spiego un attimo le categorie come sono formate? Le categorie partono, come vedete, dal gruppo N, il più basso 1150, fino ad arrivare agli sport, alle formula, quindi un via via, quindi crescendo, un crescendo. Possiamo dire una gara ricca quest'oggi. Ricchissima, direi. E quindi facciamo gli scongiuri come sempre, noi che siamo sempre più preoccupati, e speriamo di divertirci tutti. La sicurezza, stiamo curando gli ultimissimi particolari, ma sembra che siamo al top, speriamo che tutto vada bene. Presidente, tutto pronto per questo terzo slalom città di Oppido Mamertino? Sì, finalmente con sacrifici e collaborazione da parte di tutti, nessuno escluso, siamo arrivati alla terza edizione, molto bella, anche forse più bella dell'anno scorso. Cerchiamo di migliorare le qualità ancora, l'anno prossimo se Dio vuole, siamo pronti per la partenza, siamo un po' stanchi però siamo felici, grazie di tutto. Anche lei oggi partecipa a questa gara? Ecco, sì, questo slalom. Diciamo di sì, perché comunque ormai è consolidato il mio ruolo anche da pilota, e quindi mi fa piacere soprattutto che corriamo in casa, di aver organizzato questa bellissima gara, e in bocca al lupo che vinca il migliore, speriamo che tutto vada bene nel migliore dei modi, grazie. Da parte la scuderia? Scuderia piloti per passione. Dove arriva? Reggio Calabria. Ecco, l'adrenalina, abbiamo un po' di adrenalina. Ne abbiamo abbastanza. Senta, che risultato vogliamo portare? Speriamo il primo posto nella classe. Lei si diverte quando fa queste gare? Sì, abbastanza. È la sua passione?
È una passione che uno lo fa con lo spirito proprio. Questa che macchina è? Una Fiat X19. Da dove arriva lei? Dalla Mezia. Dalla Mezia, ecco, anche lei l'adrenalina a quant'è? A 100? L'adrenalina. Ecco, che risultato vogliamo portare oggi? È un risultato buono, adesso vediamo. Da quanti anni che corre lei? 10 anni. Come nasce questa passione? E io sono meccanico, allora mi sono divertito a fare una macchina, motore, tutto da me. Questa è una 126, vero? 126, gruppo 600. Siamo quasi pronti per la partenza. Sì. Quale scuderia arriva? Da Cosenza Corse, da Cosenza. L'adrenalina ce l'abbiamo? C'è abbastanza. Ecco, vogliamo vincere, portare un risultato, un buon risultato? No, ci proviamo. Lo portiamo questo risultato oggi? Ben venga. Sì. Rimaniamo in tema di motori, di auto e parliamo di un raduno di auto d'epoca. Si chiama 100 miglia della Calabria ed è la parata delle auto d'epoca della RACI, Associazione Rotariana Automobile Classiche. Questa prima edizione prenderà il via il 5 settembre da Reggio Calabria per spostarsi il 6 a Tropea e nei giorni 7 e 8 invadere Cosenza. Ci saranno 18 equipaggi e avremo degli equipaggi che vengono... un equipaggio che viene addirittura dalla Francia. Macchine anni 70 e 80, quindi macchine 60. Anche 60. La manifestazione è legata alla campagna di sensibilizzazione per la donazione degli organi, in partenariato con l'Associazione Italiana Trapiantati di Fegato. Questo è un numero zero che è destinato ad avere una progettualità che ha come obiettivo anche quello di far conoscere la Calabria in tutti i suoi percorsi, per cui ogni anno verrà organizzato un tour 100 miglia della Calabria, che è un logo, un timbro che appartiene alla Calabria. Di questo siamo orgogliosi del Presidente De Munno, come dovrebbe essere orgogliosa tutta la Calabria, e speriamo che possa diventare come la Mille Miglia famosa. L'evento ha il patrocinio del Comune di Cosenza, dell'Assessorato al Turismo e Marketing Territoriale. 100 miglia della Calabria, un'iniziativa importante che l'amministrazione comunale ha inteso patrocinare col doppio obiettivo, non solo una finalità sociale molto importante, che è quella della donazione degli organi, ma anche una finalità legata alla promozione del territorio, quindi una grande operazione di marketing territoriale che farà conoscere ai tanti equipaggi e non solo le bellezze della Calabria. È una delle feste più partecipate da pellegrini provenienti da ogni centro della diocesi di Locri Gerace. Parliamo della festa di Crochi, sentiamo come ci si prepara al nuovo evento. Fede e tradizione fanno rivivere usi e costumi delle genti dell'entroterra montano di Caulonia. Da giovedì a domenica, nella vallata della Musa, ritornano i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Crochi. Fede, processione e pellegrinaggi si intrecciano con usi e costumi, giochi di società, spettacoli musicali e pirotecnici, gastronomia e sagra della carne di capra. Programma festeggiamenti religiosi, giovedì e venerdì dalle ore 17:30, Santo Rosario meditato, seguito dalla Santa Messa. Sabato 7 settembre alle 10:30 Santa Messa, alle ore 17:30 raduno alla Fontana di Petrida e pellegrinaggio sino al santuario, segue il Santo Rosario e Santa Messa. Domenica 8 settembre, ore 9:30 Santa Messa, ore 11:30 Santa Messa e processione lungo gli argini della Fiumara Musa. Programma civile, venerdì 6 settembre alle ore 17 gara di briscole e giochi di società, alle ore 21 concerto di Stefano Priolo. Sabato 7 settembre ore 21, Cerseio Epoca Nova in concerto, seguito dalla estrazione della 25esima riffa e dal tradizionale ballo del ciuccio. Concluderà uno spettacolo pirotecnico. Domenica 8 settembre alle ore 13, chiusura dei festeggiamenti con uno spettacolo pirotecnico. Allieterà la giornata di festa il complesso bandistico Pietro Di Mauro, città di Caulonia. Diocesi di Bova, Reggio Calabria, la chiesa di Sant'Anna con la statua di Sant'Anna esposta fuori il santuario appena restaurata. Protagonista di questo restauro è Monsignor Morabito. Monsignore Morabito, ecco, vogliamo più vicinanza dei fedeli alla chiesa. Beh, certo, una statua esterna rende la ragione della nostra speranza e soprattutto l'accoglienza delle persone, anche se questa è una chiesa rettoriale, non è una parrocchia, quindi non ha di per sé una responsabilità nei fedeli, ma una responsabilità verso la Chiesa, che siamo noi popolo di Dio e che dobbiamo apprezzare anche quando ci sono delle nuove ostensioni, delle nuove esposizioni. Questa sera alle 19 celebriamo la Santa Messa e benediciamo questa statua che proprio nel sagrato, meglio nella facciata della Chiesa,
per una santa patrona Anna e la figlia Maria, Maria Bambina. Anche questo è un tema molto bello, cioè perché la Madonna Bambina raramente noi la mettiamo insieme alla mamma Anna, e in questo caso no, ci ho tenuto proprio a metterla in evidenza, perché essa rappresenta naturalmente la madre dell'umanità, la madre di Gesù, e la prima educazione l'ha ricevuta proprio da Anna e Gioacchino, che sono stati i suoi genitori. Dopodiché è stata consacrata al Tempio. La bella storia, la più bella storia della salvezza, è racchiusa appunto in questa testimonianza di Sant'Anna e San Gioacchino, con la piccola Maria, che hanno appunto messo nella situazione di consacrarsi totalmente al Signore. Sin da piccola Maria diventa appunto nel Tempio, si presenta al Tempio proprio per essere, rimanere lì in attesa di questo annuncio che il Signore le fa, giovinetta ancora, che ella sarebbe stata la madre del Salvatore. La più bella storia non solo della salvezza ma dell'umanità. Noi attendiamo anche tanto da Sant'Anna e Maria, la Madonna, proprio perché esse rappresentano le donne, la donna anche nella storia della salvezza, la donna nella nostra storia di popolo, di popolo di Dio, anche della nostra città di Reggio. Ecco, le nostre mamme, le nostre donne, sono veramente coloro che danno il carattere autentico della famiglia, perché la famiglia di Nazareth rappresenta il centro della storia della salvezza. Qui a Sant'Anna abbiamo recuperato intanto tutta la piazza, ora abbiamo 150 metri lineari che si vedono attorno insieme alla Comune, che ha fatto un ottimo progetto attraverso i dissuasori, attraverso i paletti, attraverso le catene. Hanno dato vita quindi al sagrato della chiesa, che è molto più ampio, molto più vasto, e questo sagrato naturalmente può permettere come una piccola agorà, un centro di riunione, un centro di un rione che era molto degradato. Adesso ci sono anche i giovani dell'associazione, hanno avuto l'adozione dell'aiuole, del verde, quindi si è creato un ambiente completamente diverso anche rispetto a un anno e mezzo fa. Bene, allora questo è certamente di conforto e di speranza nel nostro, come diciamo, la nostra cultura di Reggini che ci teniamo. È un luogo che è stato preso d'assalto in questa estate, soprattutto nei fine settimana. Parliamo della Scialata, siamo a San Giovanni di Gerace. Quali sono i piaceri di quel luogo di ristoro? Eravamo in tanti per percorrere il percorso naturalistico della Scialata. Una iniziativa intrapresa dall'amministrazione comunale, realizzata dal vice sindaco Enzo Prudenzini e dall'assessore Ilenia Spina, ha visto il coinvolgimento dell'intera amministrazione stessa in collaborazione con gli amici del Parco d'Aspromonte. Un percorso nel mondo naturalistico, nel cuore della montagna, una realtà che ci appartiene e che nel passato è stata l'anima per un'intera comunità, quella realtà agreste, contadina, che ha fatto grande la vita di tanti giovani, la vita di intere generazioni. L'abbiamo ripercorsa, quella strada che porta alle prime cascate. Eravamo in tanti, venuti da ogni parte della provincia di Reggio Calabria. Ci siamo immersi in questo mondo incantato, dove la natura la fa da padrona, dove un giorno sono stati posti alcuni paletti, perché da qui passarono i greci che, partiti da Locri, fondarono successivamente la colonia o la subicolonia di Ponion. Felci di natura preistorica, fiori di ogni colore, che sicuramente costituiscono un tutt'uno in alcuni momenti dell'anno. Asfodeli, orchidee selvatiche, prati pieni di margherite nelle zone ad alta quota, ma noi soltanto pietre, ponti, acque, balzi. Molte volte le acque diventano rossastre, dovute alle radici degli ontani che accarezzano l'acqua. L'abbiamo percorso,
tra il rumore assordante spesso, che l'acqua nelle varie pareti con la forza colpisce le stesse e crea un grande rumore. Abbiamo camminato ancora. Siamo arrivati alla scalata di Cannavarè. In centinaia eravamo. Per vivere questa giornata a contatto con la natura, per dialogare, per socializzare le nostre esperienze. Tavoli tutti pieni di persone che per l'occasione si sono recate alla scalata. La Madonnina benedicente in una grotta, l'acqua che sgorga dalla roccia e diventa cristallina, le bottiglie che si appannano al contatto con la stessa. La montagna, la scialata, il fiume, le acque limpide e terse possono essere non soltanto un momento di riflessione profonda. Queste stesse zone, ogni giorno che passa, sempre di più vengono visitate da intere famiglie per vivere un mondo fatto soltanto di bellezze naturali, di una natura incontaminata, difesa, tutelata da parte di chi oggi più che mai avverte l'opportunità di vivere in una realtà diversa, in un mondo migliore. Anche questa è Calabria. Questa è la parte più bella, più nobile di una realtà che ci appartiene, di un mondo incontaminato che noi abbiamo l'obbligo di tutelare e di difendere per lasciare a chi viene dopo di noi un aspetto naturalistico e ambientale che può essere anche sfruttato per una realtà economica. Non si sa mai che cosa avverrà domani. La nostra esperienza, il nostro modo di comportarci con questa realtà ci ha fatto vivere momenti felici, ritornare al passato, dove i ricordi messi a contatto con la realtà odierna acquistano un significato, ci fanno ripensare quando eravamo poveri in canna, ma da quella povertà sappiamo trarre forza e vigore per questo mondo che oggi è fatto di tante sfaccettature, di mille illusioni mancate, ma sullo stesso creare le premesse per un grande ritorno e per un grande abbraccio con questo mondo molto bello, amante dagli uomini del trekking e della montagna. Eccoci all'agenda dal 2 al 6 settembre, Gioiosa Ionica, Palazzo Maduri, Film Music, Giardino Meridiano. Dall'1 al 6 settembre, Siderno, Chiesa Santa Maria di Porto Salvo, con il vario programma civile per la festa della Madonna di Porto Salvo. Il 3, Bovalino Superiore, Chiesa Matrice, questa sera a 425 anni dal miracolo di Nostra Signora di Bovalino, c'è una celebrazione. Poi domani Siderno, apertura fiera di Porto Salvo, giorno 5. Sempre a Siderno per la festa di Porto Salvo, il coro diocesano Leitere con orchestra. Il 5 di settembre a Bivongis, alla Consiglio Comunale, la mattina alle 11, incontro diaspora bivongese nel mondo. Poi sempre 5 settembre a Pazzano, Piazza del Popolo, concerto bandistico. Dal 6 all'8 Bivongi, Chiesa San Giovanni Battista Decollato, festeggiamento in onore di Maria Santissima Mamma Nostra. Il 6 di settembre Bovalino Superiore, commedia Un Paese in Famiglia in Piazza Camillo Costanzo. Il 6 di settembre, ore 22, serata di danza a cura delle locali scuole, festa di Porto Salvo a Siderno. Il 7 a Bovalino Superiore, piazza Gaetano Ruffo, ore 21:30, spettacolo musicale Fabio Macagnino Trio. Il 4 di settembre, in località Iunchi, ci sarà la sagra della capra. Ci fermiamo qui, andiamo adesso a leggere i titoli delle principali testate calabresi. Studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi. Subito l'apertura di Gazzetta: Di Maio non sarà vice premier, video appello di Conte, il governo Movimento 5 Stelle PD è una grande opportunità, nuovo esecutivo passa indietro del leader pentastellato, oggi intanto il voto sul Rousseau.
Le tre notizie in alto, titoli sotto testata San Luca, il popolo di Polsi si ritrova ai piedi della Madonna ieri, la festa della Madonna della Montagna. Reggio Calabria, Museo del Mare, il progetto ripescato divide ancora. Invece Gallico Gambari, alta tensione, stipendi in ritardo e cantiere fermo, mentre la ditta minaccia denunce. Per quanto riguarda il caos rifiuti in Calabria, vedete qui la situazione che non è delle migliori, arginare l'emergenza, ordinanza da parte della regione firmata dal presidente Oliverio. Chiudiamo con il quotidiano del Sud, licenziamento per tutti i precari, il tema centrale è quello della sanità, esito negativo della riunione alla città della Catanzaro, un vincolo di legge non ammette proroghe, nessuna deroga per i 200 lavoratori dell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro. Poi i temi dell'ambiente a tenere banco, rifiuti, ordinanza di Oliverio, evocati i poteri sostitutivi, qui la discarica Sovreco. E parliamo di turismo, questa è una buona notizia perché aumentano le presenze, i dati e le analisi di Confesercenti sull'andamento in Calabria. Tropea si conferma una delle mete più belle e quelle che maggiormente la gente ha scelto per quest'estate 2019. Tropea, una delle punte di diamante del turismo in Calabria. E poi la Sibarite, emergenza personale in ospedale, oggi la riunione a Cosenza, la Pellegrini è stata nominata reggente dell'ASP. Parliamo di politica regionale, Mario Chiuto continua il suo tour anche nella Locride, propone un'agenzia di progettazione, i fondi ai comuni, qui Mario Chiuto a Sant'Ilario dello Iogno domenica sera. San Luca, la festa della Madonna ieri, il vescovo Oliva contro i luoghi comuni, Polsi e fede, non crimine, lo ha detto a chiare lettere durante la sua omelia. PD Iogno, autonomie e rischi per il Sud, che invece è una risorsa per il paese. Non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava il quotidiano del Sud, e noi ci fermiamo qui e restituiamo la linea alla nostra redazione. Il tempo che farà in Calabria. Giornata all'insegna della variabilità con annuvolamenti nel corso della giornata, possibile piogge anche in tarda serata, la temperatura in diminuzione in tutta la Calabria. Grazie per averci seguiti. È tutto per questo giornale, riepilogo. Festa della Madonna della Montagna con portatori in odor di mafia, uno appartenente alla famiglia di 'Ndrangheta di Bagnara. Il giorno dopo la festa e i primi numeri. La politica verso le regionali, Occhiuto propone un'agenzia di progettazione e intanto un'assemblea anche nella Locride. Cineteatro Manfrosci a Palmi fa discutere, c'è anche polemica politica e affari spenti, quando verrà riaperto? Piano di controllo del territorio Petrace, la Polizia di Stato assesta un nuovo colpo nel contrasto ai reati in materia di stupefacenti. Gli ortodossi dei monasteri di Bivongio e di Stilo inviano una lettera al Patriarca di Costantinopoli, che sarà in visita il 18 settembre a Lungro, per scongiurare un nuovo scisma nella Chiesa ortodossa che sta attraversando un momento di divisioni.